Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Siccome il primo video su questo argomento, nonostante il crollo dei feed, è stato apprezzato parecchio da chi l'ha visto sia a livello di commenti che a livello di mi piace, quest'oggi ci ritroviamo qua con una seconda parte dedicata ad altri 5 Pokémon che presentano dei corrispettivi pressoché identici nel mondo animale. Come per il primo video a riguardo, se volete vederne altri, lasciate un bel mi piace al video e un commento qui sotto con scritto qual è stata la somiglianza che più vi ha sorpreso. Detto ciò, iniziamo subitissimo con il video. Uno dei Pokémon più amati dai fan di Pokémon di tutto il mondo è ispirato al Fennec, un particolare tipo di volpe che abita i deserti dell'Africa del Nord e che con Eevee condivide il folto pelo e le orecchie sproporzionate rispetto al resto del corpo. Inoltre, entrambi sono creature ingenue e curiose, ma allo stesso tempo rare e sfuggenti, tanto che il Fennec, che sì, è anche l'ispirazione per Fennekin, viene chiamato dagli abitanti delle sue zone il folletto del deserto. Nonostante ciò, la caratteristica principale di Eevee, ossia quella di avere ben 8 evoluzioni, non è rappresentata da questo animale in sé per sé, bensì dalle volpi in generale, le quali abitano pressoché ogni zona del mondo e che si sono adattate a quasi ogni situazione climatica, come dimostrano la volpe artica, il Fennec e anche ogni altra sottospecie di questo particolare animale. Il fungo di prima generazione, non è un fungo! Infatti, contrariamente a ciò che avevo personalmente sempre creduto, come l'amichetto Victreebel dello scorso video è ispirato ad una pianta parassita, la Rafflesia, che praticamente presenta sui suoi peli lo stesso pattern ritrovabile anche sul Pokémon. Esattamente come questo vegetale, Vileplume pare emanare una puzza degna del miglior Trubbish, e non a caso in inglese vile significa proprio nauseabondo. A differenza però della Rafflesia, pianta rara e scoperta solo nel 1818 nella foresta amazzonica, a quanto pare oggi ci si può trovare ovunque per nostra sfortuna. Ma io dico, se volete ispirarvi, almeno prendete anche le cose positive, cavolo, cioè, quei cosi si trovano pure nel giardino di Biancavilla a momenti. Tra l'altro questo fiore pare sia un fetish dei produttori di videogiochi e anime giapponesi, tanto che è stato inserito in molte altre opere nipponiche, tra le più famose forse One Piece e Final Fantasy XII. La specie alla quale questo Pokémon è ispirato è praticamente estinta allo stato brado e si tratta, o si trattava, dell'assolotto, una salamandra il quale habitat si restringeva ad un lago nei pressi di Città del Messico. Questo animale, come Mudkip, presenta quegli spuntoni sulle guance che potrebbero essere chiamati così, non lo so, insomma, poi anche la stessa espressione del Pokémon e gli stessi occhi. Una caratteristica dell'animale che non si riflette sul Pokémon però è quella di poter rigenerare addirittura parti di cervello, cosa che sarebbe potuta essere stata carina insomma in Mudkip, anche affibbiandogli rigenerazione come abilità nascosta, ma alla fine si è optato per umidità, peccato. In ogni caso, ecco a voi una piccola curiosità. Oltre all'uomo, la causa dell'estinzione dell'assolotto è la presenza della salamandra tigre, alla quale, attenzione attenzione, è ispirato Charmander. Insomma, bene ma non benissimo. Sì, calma, anch'io mi sono cagato in mano quando ho visto quel coso, soprattutto rapportato alla bellezza di Gorbis, ma ehi, sapete quanto questo Pokémon sia in realtà malvagio? E non vi stupirete nel sapere che è ispirato alla chimera dal naso lungo, pesce rarissimo che vive negli abissi marini e che per il suo aspetto è stato classificato scientificamente come chimera mostruosa. Potete immaginare quanto sia affettuoso, vero? Del resto, Gorebis, nonostante la sua bellezza, è un Pokémon che tramite essa attira le sue prede, per poi infilzarle con grande crudeltà e succhiarne il sangue, base del suo nutrimento. Il contrasto tra la bellezza di Gorebis e la sua brutalità è di certo un riferimento all'aspetto terrificante dell'animale al quale è ispirato, il quale presenta un aspetto davvero inquietante. In ogni caso, vi invito a farvi un giretto tra le creature abissali scoperte, ne vedrete delle belle. Non belle creature, quelle fanno tutte abbastanza schifo. Se credevate che la chimera fosse spaventosa, beh, non avete ancora visto lo Stargazer, che sembra il nome di un carro armato tedesco, al quale è ispirato però Stunfisk. Questo animale ha la capacità di mimetizzarsi perfettamente con il fondale sabbioso del mare, dal quale deriva proprio poi il tipo terra di Stunfisk, e afferrare la preda non appena quest'ultima gli passa sopra. La sua forma è esattamente quella del Pokémon, ma la cosa che più terrorizza è l'effetto che fanno i suoi occhi fuoriuscenti dalla sabbia.
Sembra letteralmente una faccia disegnata sul fondale, e di certo le sue orbite gigantesche, comuni anche al Pokémon, non aiutano a renderlo più puccioso. Tra l'altro non è neanche tanto raro, quindi non vorrei mai trovarmici faccia a faccia, soprattutto perché potrei beccarmi un infarto e rimanerci secco. Per fortuna, i produttori di Pokémon hanno pensato bene di rendere Stunfisk molto più gradevole della sua controparte nel mondo animale, nonostante comunque il Pokémon sia il cancro della sua generazione, su questo penso che siamo tutti d'accordo. Bene ragazzi, anche il video di quest'oggi può dichiararsi concluso. Io spero che vi sia piaciuto, se è così invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Fatemi sapere nei commenti con un bel mi piace se volete altri video di questo genere. Mi raccomando, passate anche dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle mie attività fuori da YouTube e premete la campanella in alto a destra per ricevere ogni tanto il feed che YouTube decide di mandare. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!